Bentrovati oggi venerdì 22 maggio, nuova edizione del TG di Cilento Channel. Apriamo con il bilancio in Regione Campania dei positivi da Covid-19. 4.733 sono i positivi in Campania, mentre 403 sono i deceduti e i guariti 2.947. Il riparto per provincia vede Napoli a 2.583, seguito da Salerno 675, Avellino 528, Caserta 452, Benevento 200, altri in fase di verifica ASL 285. Intanto il decreto rilancio ha escluso inspiegabilmente le zone rosse di Veneto e Campania dal fondo di 200 milioni creato ad hoc presso il Ministero dell'Interno e destinato alle zone maggiormente colpite, sollevando le proteste dei governatori Luca Zaia e Vincenzo De Luca, affiancati da Luigi Di Maio, che chiede la correzione in sede di conversione. Incredibile decisione da parte del governo e sconcertante che si sia solo immaginato di escludere le ex zone rosse Vallo di Diano e Ariano Irpino dal fondo dedicato alle aree colpite gravemente dalle emergenza Covid, lo scrive in una nota il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca. L'esclusione è una follia, anche per Stefano Caldoro, capo dell'opposizione di centrodestra. In consiglio comunale, il governo esclude i comuni dichiarate zone rosse dai benefici economici previsti dal decreto rilancio. All'articolo 112 del testo si escludono in maniera illogica molti comuni, tutti quelli del Vallo di Diano, in provincia di Salerno, e Ariano Irpino, in provincia di Avellino, dal fondo di 200 milioni, una follia. PD, 5 Stelle e Regione, autori e complici, aggiunge Caldoro, si facciano sentire. E ora invece facciamo il focus sul Cilento e il Vallo di Diano dell'emergenza Covid. Dal Vallo di Diano arrivano aggiornamenti agrodolci per quanto riguarda l'emergenza coronavirus. La notizia positiva è che Caggiano ha raggiunto quota zero contagi, tutti negativizzati, 17 pazienti Covid del paese del Val Diano, dove era stato registrato anche il primo decesso nel comprensorio, don Alessandro Brignone, il parroco del paese. Ieri certificata la guarigione anche degli ultimi due positivi rimanenti, zero contagi anche per Sant'Arsenio, ora sono 8 i paesi nel territorio ad avere raggiunto questa cifra, ma se da Caggiano e Sant'Arsenio arrivano buone notizie, da Polla ne arriva una meno confortante. Infatti un uomo che era stato dichiarato guarito dal coronavirus 3 settimane fa, dopo il doppio tampone, è risultato nuovamente positivo. L'uomo di Polla sarebbe stato sottoposto a tampone per via delle sue imminenti donazioni di plasma. Al momento è in isolamento, così come tutti i suoi contatti. Questa vicenda invita sicuramente a mantenere alta l'attenzione. Nel Cilento tutto stabile, invece, si attendono le guarigioni degli ultimi 5 casi rimasti, 3 ad Agropoli, 1 a Casalvelino e 1 a San Mauro Labbruca. La Guardia di Finanza di Vallo della Lucania ha sequestrato 18.000 mascherine. Sentiamo tutti i dettagli. Sempre alta l'attenzione della Guardia di Finanza di Salerno per contenere il rischio di speculazioni e contrastare pratiche commerciali non corrette nella vendita di dispositivi medici e di protezione individuale. Durante i normali controlli presso gli esercizi commerciali, i finanzieri di Vallo della Lucania hanno notato in 2 negozi della cittadina mascherine e visiere in plastica, le cui attestazioni di conformità agli standard CE sono apparse subito poco chiare. Avviati gli approfondimenti del caso, i militari hanno così rilevato che quelle in vendita non avevano le caratteristiche tecniche proprie dei dispositivi di protezione individuale ed infatti le attestazioni esibite dai negozianti sono risultate del tutto false. Così pure il marchio CE era stato apposto in assenza delle necessarie autorizzazioni. Attraverso l'esame della documentazione contabile, le fiamme gialle sono risalite ai fornitori, 2 società dell'Interland napoletano presso le quali sono subito intervenute per eseguire le perquisizioni disposte da questa procura. Completati gli interventi, la Guardia di Finanza ha così sottoposto a sequestro, di fatto togliendole dal mercato, quasi 18.000 tra mascherine e visiere protettive non a norma. In tutto 9 i responsabili individuati, tutti denunciati per frode in commercio. Rischiano ora la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 2.065 euro. Rimaniamo nel Vallo di Diano, dove i comuni della zona rossa sono stati esclusi dai fondi del governo. L'assessore regionale Matera, decisione incomprensibile.
Decisione incomprensibile, commenta così l'assessore regionale al turismo Corrado Matera la notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 20 maggio che andava a rettificare l'articolo 112 del decreto rilancio dedicato proprio agli aiuti economici in favore delle aree maggiormente colpite dal coronavirus. Una posizione, quella assunta dal governo giallo-rosso, che secondo quanto dichiarato dall'assessore al turismo va in contrasto anche con quanto deciso dopo una lunga trattativa e che modifica quindi quanto stabilito inizialmente e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. L'assessore Matera nella giornata di ieri aveva manifestato tramite l'emittente RAI il suo totale disappunto sulla decisione. Scelta inaccettabile quella di cambiare in una notte quanto stabilito inizialmente, escludendo interi territori colpiti dall'emergenza Covid e dichiarate zone rosse. Zone che, dichiara l'assessore regionale, hanno sofferto e continuano a soffrire per gli effetti di un'emergenza che oltre che sanitaria è sociale ed economica. Un dietrofronte del governo continua senza alcuna motivazione dopo settimane di discussione e sollecitazione sulla questione accolto ufficialmente con la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale e che penalizza fortemente in primis il Sud. Inammissibile per l'esponente regionale la decisione del governo che con poche righe inserite in una rettifica pubblicata il giorno dopo l'ufficializzazione del decreto rilancio ha escluso totalmente la Campania ed anche il Sud dalla ripartizione dei fondi. Difenderemo in tutti i modi e in tutte le sedi, continua Matera, le ragioni dei nostri territori. Ora più che mai abbiamo bisogno di uno Stato solidale. L'economia è in ginocchio, il governo deve infondere fiducia nei cittadini e non umiliarli con decisioni discriminanti. Chiameremo a responsabilità il governo affinché ritorni sui suoi passi. E conclude, l'Italia riparte solo se riparte assieme al Sud. E ora ad Agropoli parliamo di Posidonia spiaggiata, il sindaco Adamo Coppola. Per questa estate faremo in tempo solo a spostarla per lasciare libero il litorale. Sulla linea dell'argomento spiagge agropolesi, il sindaco Coppola ha trattato in diretta su Cilento Channel anche la questione della Posidonia spiaggiata. Ci sono novità, stiamo lavorando ancora col Ministero e la Regione Campania per l'eliminazione di essa. Abbiamo ripreso dove ci eravamo fermati prima dell'emergenza. Per questa estate faremo in tempo solo a spostarla per lasciare libero il litorale, sperando che intanto le intese con le istituzioni saranno tali da garantire il riaffondamento. Ho incontrato una delegazione del Movimento 5 Stelle di Agropoli e abbiamo studiato insieme i percorsi possibili per risolvere rapidamente il problema. Intanto la discussione sulle spiagge ad Agropoli e le modalità con le quali se ne potrà usufruire continuano in attesa che il sindaco Adamo Coppola presenti il progetto definitivo, ma proprio il primo cittadino ha voluto dare dei chiarimenti sulla questione spiagge libere e ad una ipotetica concessione di esse ai privati. Ma Coppola smentisce categoricamente, si è sparsa la voce che l'amministrazione vorrebbe prendere le spiagge pubbliche e darle in gestione ai privati. Io non ho mai riferito nulla del genere, afferma il sindaco. Abbiamo sempre detto che rimarranno libere, ma sotto il controllo del comune per garantire la sicurezza. Sicuramente ci sarà meno libertà, ma la spiaggia resta libera. Ho cercato di capire come si sia potuto arrivare a questo e penso che qualcuno ha fatto confusione. Mi dispiace di questa notizia inventata che ha creato malumori. Adamo Coppola poi dà ulteriori chiarimenti sulle modalità di accesso e gestione delle spiagge. Parte tutto dalla prenotazione del posto che avverrà tramite un'app, una chiamata o anche tramite i vari infopoint della città, dichiara Coppola, e sarà necessaria per controllare il numero di persone. Poi, una volta che si arriverà in spiaggia, un addetto indicherà dove posizionarsi e lo accompagnerà al posto. Se le linee guida dovrebbero restare così, conclude Coppola, ogni nucleo familiare avrà 10 metri quadrati a disposizione. Ovviamente ci sarà anche chi controlla le persone in spiaggia, facendo evitare gli assembramenti. Andiamo in pubblicità, ci rivedremo tra qualche minuto. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com
e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo richiede un impegno da parte di tutti noi. Anche la BCC Buccino Comuni Cilentani fa la sua parte, facciamola insieme. Per arginare la diffusione del coronavirus è importante evitare i contatti diretti, distanti ma vicini. Da oggi puoi prenotare online su www.bccbcc.it una videoconsulenza, l'innovativo servizio che ti consente di dialogare con la tua banca ed evitare di recarti in filiale. Scegli la tua filiale, seleziona la data e l'orario a te più utili e prenota. Un operatore ti aggiornerà su tutte le misure messe in campo dalla banca. Recati in banca solo su appuntamento e segui le nuove disposizioni su www.bccbcc.it. Usa Relax Banking per l'operatività sul tuo conto corrente H24. Ci siamo sempre, distanti ma vicini. Io resto a casa. Elysium è il centro polifunzionale che stavi cercando. Piscina semiolimpionica, palestra, centro fitness con attrezzi di ultima generazione, pizzeria con ingredienti genuini e selezionati, sala bar. Tutte le attività sono situate in un ambiente di nuova costruzione, moderno e pulito, dotato di ampi e comodi spazi. Elysium è un'esperienza completa per tutti gli appassionati di sport e benessere. Centro polifunzionale Elysium, via Lento, Agropoli Salerno. Info at elysiumforyou.it, telefono 0974 177 3200. Elysium, il tuo centro benessere. Risarcimenti Italia, dal 1995 al fianco di chi ha subito un danno. Aiutiamo e tuteliamo i nostri clienti per fargli ottenere in tempi rapidi il risarcimento al quale hanno diritto. Incidenti stradali, infortuni sul lavoro, danni causati da negligenza medica o imprudenze. Siamo un team di professionisti capaci di assisterti in ogni circostanza. Offriamo consulenza gratuita, massima discrezione e supporto in ogni fase delle operazioni. Perché l'attenzione al fattore umano è sempre vincente. Risarcimenti Italia, via Mattine 5, Centro Le Torri, Agropoli Salerno, telefono 0974 17 35 044, sito internet risarcimentitalia.com, Facebook GSA Risarcimenti Italia. Un posto speciale per i tuoi cari, Villa Franca, a Domignano Scalo. Soluzione abitativa per consentire a persone anziane di vivere in un ambiente controllato e protetto. Assistenza sanitaria 24 ore su 24 svolta da infermieri professionali. Servizio assistenziale con personale qualificato OSS e OSSS. Ristorazione con rispetto della tabella dietetica approvata dall'ASL. Animazione con programmi mensili di attività occupazionali per migliorare la qualità della vita. Servizio di lavanderia interno. Villa Franca, via Cerreta 27, Omignano Salerno. Telefono 0974 63 61 25. www.villafrancaarl.it. Il gruppo Riflessi, con esperienza ventennale nell'abbigliamento e la profumeria, vi invita a visitare la nuova sede in via Mattine ad Agropoli. Abbigliamento uomo-donna per tutte le taglie, dai teenagers alle taglie forti. Accessori, bigiotteria, pelletteria, portafogli high clip. Profumeria fornitissima delle più grandi firme. Profumi artigianali in esclusiva come Acqua dell'Elba e Cartusia. Creme e prodotti di bellezza, trucco Diego Dalla Palma e Rouge Bézier. Idee regalo. Gruppo Riflessi. Abbigliamento e profumeria, con ampio parcheggio esterno, via Mattine, Agropoli, telefono 0974 83 87 66. Esiste un posto dove fare la spesa è davvero un gioco da ragazzi, dove trovi pane casereccio, pasta fatta in casa, pesce della costa cilentana, carne italiana e frutta di stagione. Un luogo dove i commessi ti sorridono, sono cordiali, divertenti, prodotti locali e nazionali di qualità e a prezzi molto convenienti. Non è una favola per bambini, è MD. MD, passione, tradizione e competenza.
Buona spesa, Italia! Quando sei qui con me, questa stanza non ha pareti, ma alberi, alberi infiniti, quando tu... Caldo Pellet, la qualità che riscalda la tua vita. Legna a 12 euro al quintale consegnata in comodi bancali, fornitura di legna per camini e stufe, fornitura di legna per pizzerie. Caldo Pellet distribuisce anche pellet di alta qualità. Caldo Pellet lo trovi ad Agropoli, telefono 0974 82 20 13. Ben ritrovati, adesso parliamo della mancata bonifica di Piano Melaino di Castellabate, perché la soprintendenza si è opposta appunto a questa decisione. Ne parleranno alle ore 16 in diretta streaming e sul nostro canale il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il professor Vittorio Sgarbi, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e Michele Buonomo, ex presidente di Legambiente Campania. Sentiamo il servizio. L'intervento di bonifica dell'ex discarica in località Piano Melaino a San Marco di Castellabate è stato bloccato. Il comune di Castellabate ha realizzato un progetto volto al risanamento e alla riqualificazione di una zona di notevole interesse paesaggistico e naturalistico, risultato beneficiario di finanziamento con fondi POR Campania di 1,3 milioni di euro, che adesso rischia di andare perduto dopo i rilievi che hanno messo in evidenza l'estensione effettiva dell'area necessitante degli interventi di bonifica. Si è reso necessario l'ampliamento del progetto originale, variante che ha ottenuto tutti i pareri favorevoli da parte degli enti preposti. Il progetto ha invece ricevuto la sola opposizione da parte della soprintendenza della provincia di Salerno e quindi del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, proponendo ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tale posizione non favorevoli, per motivazioni che al comune di Castellabate risultano insufficienti, hanno di fatto bloccato un intervento atteso e importante per la salvaguardia dell'ambiente e della salute. Di questa problematica se ne discuterà oggi alle ore 16 su Cilento Channel in diretta news con il professor Vittorio Sgarbi, il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e Michele Buonomo, già ex presidente di Legambiente Campania. E sempre su Cilento Channel in diretta news, ieri sono intervenuti Francesco Starace, l'amministratore delegato e direttore generale di Enel S.p.A. e il sindaco Costabile Spinelli per parlare di ripartenza sostenibile. Sostenibilità e tecnologia, lockdown e ripresa, ma anche turismo e territorio, tanti temi trattati nello speciale Ripartenza Sostenibile, al quale hanno partecipato in videocollegamento negli studi di Cilento Channel l'amministratore delegato Enel Francesco Starace e il sindaco di Castellabate Costabile Spinelli. L'amministratore delegato Enel è legato al Cilento in quanto cittadino onorario dal 2015 di Castellabate, territorio nel quale, tra i mille impegni, ama trascorrere più tempo possibile per godere delle bellezze naturali e dell'accoglienza dei cittadini, che lui definisce persone rare e vere, un territorio che è stato preservato, come dichiara il sindaco Spinelli, anche nei difficili momenti di crisi sanitaria e blocco totale. Castellabate è risultato Covid-free grazie anche ai massicci controlli effettuati. Come si fa a ripartire dopo il lockdown dovuto all'emergenza sanitaria? Per l'Italia è fondamentale che riparta l'Europa, la sostenibilità sarà il nostro futuro, una transizione che era comunque in atto ma che in questo momento deve e può accelerare. L'amministratore delegato Enel ha le idee chiare, insomma bisogna trarre il bene dagli insegnamenti ricevuti durante la fase più critica e riscoprire un nuovo modo di lavorare, incontrarsi e stare al passo coi tempi, puntare alle nuove tecnologie su una connessione internet veloce e stabile per tutti, diventata un bene primario. Castellabate ci crede molto, infatti il comune ha già pensato a soluzioni tecnologiche per affrontare la stagione turistica ai tempi del Covid-19. Il primo cittadino e il cittadino onorario di Benvenuti
al sud dimostrano ancora una volta, anche durante il dibattito televisivo, che è possibile affrontare il futuro con la positività tipica del sud Italia. Rimaniamo ancora su Castellabate, adesso parliamo della sanificazione periodica dei locali commerciali, dove il consigliere di minoranza Maurano è intervenuto e ha detto che i costi degli esercenti devono essere sostenuti dall'ente. Tutte le attività commerciali che hanno aperto o che stanno per farlo sono obbligate dalle disposizioni nazionali a seguire precisi protocolli di sanificazione dei locali e delle apparecchiature. Questa operazione ha un costo che, salvo lo sgravio previsto a livello nazionale, pesa sulle spalle già affaticate degli imprenditori del territorio. Nei prossimi mesi tale spesa si ripeterà. Infatti la normativa prevede una pulizia giornaliera e una sanificazione periodica. La differenza tra le due è che la pulizia consiste nella rimozione dello sporco visibile da oggetti e superfici con detergenti o prodotti appositi, mentre la sanificazione è un complesso di procedimenti e operazioni che rendono l'ambiente sicuro intervenendo anche sui punti nei locali non raggiungibili manualmente. Altri comuni d'Italia e molti anche della provincia di Salerno hanno intrapreso un'iniziativa lodevole per supportare effettivamente la ripresa delle attività commerciali. Per stare concretamente vicino ai propri cittadini hanno garantito la sanificazione a spese dell'ente, così da ridurre i costi della ripartenza per gli operatori del territorio e allo stesso tempo assicurare loro maggiore liquidità per affrontare altre spese indifferibili. Per questo motivo il consigliere di minoranza del comune di Castellabate, Luigi Maurano, ha inoltrato una specifica richiesta affinché anche l'ente di Castellabate effettui a proprie spese la prossima sanificazione periodica dei locali commerciali, anche perché a Castellabate, sottolinea Maurano, c'è uno stallo preoccupante nell'azione amministrativa. A differenza di altri comuni, qui ancora non è stata adottata nessuna misura di rilancio per l'economia, nessuna riduzione o esenzione dei tributi locali, nessuna organizzazione del settore turistico, nessuna programmazione degli spazi pubblici. Invece assistiamo solo a dirette interviste personali. Sveglia, conclude il consigliere di opposizione Maurano, c'è bisogno di azioni. Prima di andare in pubblicità leggo ancora una notizia. In preparazione al prossimo anno scolastico, la Regione Campania ritiene indispensabile da subito un confronto con la comunità scientifica, in particolar modo con i medici pediatri. Per metà della prossima settimana è stato fissato un primo incontro per fare il punto sulle problematiche relative alla tutela della sicurezza e all'organizzazione delle classi. È un passaggio di grande valore e importanza per le decisioni che saranno prese a garanzia della salute degli alunni e delle famiglie. Andiamo ancora una volta in pubblicità, rimanete con noi, a tra poco. I benefici per la nostra salute da oggi hanno un nome, Fisiomedica. Specialisti in medicina fisica e riabilitativa, fisioterapia, ortopedica, neurologica, sportiva. Rieducazione posturale globale, misura e prenotazione plantari ortopedici. Ozonoterapia, tecar e laser terapia, elettroterapia antalgica, ecografie e visite specialistiche. Fisiomedica, via Nitti 1 Agropoli Salerno, per info e prenotazioni 366 20 90 988. Per ogni tua esigenza di spostamento, Cilento Rent. Noleggio auto, furgoni, scooter, biciclette, minibus da 7 e 9 posti. Prenota il veicolo adatto alle tue esigenze. Cilento Rent, ad Agropoli Capaccio Castellabate. www.cilentorent.com, Facebook Cilentorent Autonoleggio, telefono 0828 199 98 71. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. L'associazione offre al disabile la possibilità di integrarsi favorendo la socializzazione.
migliorando il suo benessere globale, svolgendo tutti i giorni attività manuali, canore, teatrali, sportive. Tutto questo è possibile grazie ai volontari psicologi, sociologi o SSS. Regala un sorriso, dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Lume di Agropoli. www.associazionelume.it, pagina Facebook Associazione Lume Agropoli, mail info@associazionelume.it. BCC di Aquara, un punto di riferimento dal 1978 con 14 filiali in provincia di Salerno. Siamo ad Aquara, Castel San Lorenzo, Rocca d'Aspide, Capaccio Pestum, Viale della Repubblica, Eboli, Oliveto Citra, Salerno, Battipaglia, Campagna, Ponte Cagnano, San Gregorio Magno, Felitto, Pellezzano e Capaccio Pestum Statale 18. Scegli BCC Aquara, la tua banca vicina, affidabile, conveniente e cooperativa, da 42 anni al servizio di imprese e famiglie del territorio. BCC di Aquara, dalla tua parte e dalle tue parti. Sede amministrativa sulla strada statale 18 a Capaccio Pestum. Le tisane di Zara. Prendersi cura di te è un'ambizione sana. Rimettiti in forma, sblocca il metabolismo. Le tisane di Zara, miscele di erbe dalle straordinarie proprietà, hanno effetti dimagranti e depurativi. Vai sul sito letisanedizara.com e scegli tra i tanti prodotti disponibili. Facebook Le Tisane di Zara. Info 333 90 26 266. Se ti vuoi depurare, se vuoi perdere qualche chilo o rimetterti in forma, visita il nostro sito web www.letisanedizara.com e vedi la nostra vasta gamma di prodotti o la nostra pagina Facebook. Accetta la sfida con te stesso e non rimandare. Da sempre Focus Point fa la differenza perché propone solo lenti di alta qualità. Essilor, Zeiss, Hoya, Rodenstock. Esperti ottici al tuo servizio, occhiali certificati e garantiti, grif delle migliori marche. Riparazione occhiali, pronta consegna occhiali graduati da vista e da sole. Controllo gratuito della vista, topografia corneale, centro applicazioni, lenti a contatto. Focus Point, via Alcide De Gasperi 22, Agropoli Salerno, telefono 0974 82 80 49, anche su Facebook e Instagram. Santo Mauro, azienda leader nel settore dell'edilizia con 2.000 metri quadrati di showroom e 8.000 metri quadrati di superficie aziendale, ti offre in pronta consegna oltre 100.000 metri quadri di pavimenti e rivestimenti delle migliori marche a prezzi imbattibili. Vasta scelta di arredo bagno, rubinetteria, igienici e accessori, consulenza gratuita, assistenza pre e post vendita, possibilità di finanziamenti a tasso zero. Vieni a trovarci! Santo Mauro, materiale per l'edilizia, strada statale 18, Capaccio Scalo, Salerno. Per il tuo benessere psicofisico, studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, biologo nutrizionista. Presso lo studio si effettuano piani nutrizionali personalizzati, DNA e dieta, valutazione e composizione corporea. Studio di nutrizione e benessere dottor Andrea Ricci, via Giuseppe Verdi 1, Agropoli. Telefono 338 5711 713. Pagina Facebook Studio Nutrizione e Benessere, email nutrizionericci@virgilio.it. Convergenze, internet, phone, TV, energie. We'll be right back.
Apriamo la terza parte parlando di ristoratori tra paure e polemiche. Governo di incapaci, questo hanno detto. Sentiamo tutti i dettagli. Attesa, timori, sacrifici, sforzi e speranze, non senza polemiche. Riaprono al pubblico bar e ristoranti anche a Salerno, questi ultimi senza limiti di orario, a differenza di bar, vinerie e gelaterie, che dovranno abbassare le saracinesche invece entro le ore 23. Si può andare a pranzo o a cena, fare una colazione di lavoro rispettando distanze di almeno un metro, possibilmente prenotando un posto e dopo uno screening all'interno del locale. Tra i gestori delle attività commerciali di ristorazione si respirano umori variegati e divergenti, perentorio Enzo Bove del Non ti pago, che punta l'indice contro il governo Conte. Noi siamo governati da dilettanti allo sbaraglio, parlo del governo centrale. Fai circolare per 15-20 giorni le linee guida dell'INAIL, forse proprio per fare un sondaggio, secondo me, da parte del governo, e poi però adotti una linea totalmente diversa. Però che cosa succede? Che oggi le persone sono ancora convinte che sia essenziale prenotare. Sono convinte che allo stesso tavolo non si può stare seduti insieme se non a grandi distanze. Niente di tutto ciò è vero. Al tavolo si può sedere se ci si assume chiaramente la responsabilità e noi siamo tenuti a tenere per 14 giorni i dati di chi ha prenotato. Simone Silvestri, proprietario di Spunsillo e del Caffè degli Artisti a Salerno, come tanti è stato costretto a dimezzare i posti, ma garantisce gli stessi prezzi. No, i prezzi assolutamente no, sono sempre gli stessi e quindi i posti sono dimezzati e quindi attendiamo che come andrà, perché insomma con queste restrizioni siamo ancora in enorme difficoltà. Sperando che la gente possa rispondere ad uscire, ad andare nei locali, anzi invito a dare una grande mano a tutti di uscire e magari di far girare meglio l'economia. E c'è invece chi, come Tonino Di Mauro, trova incoerente la chiusura alle 23 dei bar, mentre gli altri possono rimanere aperti. Innanzitutto volevo dire che per noi è stata un fulmine al ciel sereno. Ieri una giornata frenetica, entusiasmo alle stelle per riaprire le nostre attività e poi in serata è arrivata questa nuova ordinanza che per noi veramente è qualcosa di assurdo. Basta fare un semplice esempio, se abbiamo due attività, bar e pizzeria, una di fianco all'altra, il bar chiude alle 11, la pizzeria può fare notte fonda, ma un cliente la birra la può bere sia al bar che in pizzeria. Ma se io non voglio entrare nel merito dell'aspetto, diciamo così, sanitario dell'ordinanza, nel senso che se si ritiene opportuno far chiudere alle 11 non ne sarei d'accordo, ma devono chiudere tutti. Non ha senso chiudere un'attività sì e una no, come fino adesso non aveva senso far vendere la frutta ai supermercati aperti e tenere chiuse le attività. O si apre per tutti o si chiude per tutti. Non vedo il nesso, non vedo il motivo, la giustifica di questa nuova ordinanza, sinceramente. Come ogni venerdì è arrivato ora l'appuntamento del dottor Andrea Ricci che parla di salute e benessere. Ben ritrovati amici telespettatori di Cilento Channel, un nuovo appuntamento con la rubrica nutrizione e benessere. Nel corso di questi anni abbiamo spesso parlato delle proprietà del pesce azzurro, ovvero l'alta qualità delle sue carni, l'ottima digeribilità, la grande ricchezza di acidi grassi insaturi omega 3, ma anche la ricchezza di sali minerali e di vitamine. E nell'appuntamento di oggi parleremo proprio di un particolare pesce appartenente proprio alla categoria del pesce azzurro. Stiamo parlando della sardina, anche detta sarda o sardella. È un tipologia di pesce che possiamo trovare nell'Oceano Atlantico così come nel Mediterraneo. Ha una lunghezza massima di 20 cm. Si nutre essenzialmente di plancton e di piccoli crostacei. È caratterizzata da una livrea con dei colori abbastanza brillanti che vanno dal verde olivastro all'azzurro. Viene pescata soprattutto nel periodo della primavera e dell'estate con delle imbarcazioni provviste di fonti luminose.
È un pesce, diciamo, abbastanza comune, facilmente reperibile, molto economico, che però ha anche delle ottime proprietà benefiche che andremo appunto a vedere. 100 grammi di prodotto fresco apportano all'incirca 129 calorie. È ricco di sali minerali, soprattutto sodio, ma anche magnesio, calcio, fosforo, selenio, zinco, ma anche vitamine come le vitamine del gruppo B, vitamina A e vitamina D. Ma diciamo, i maggiori responsabili delle proprietà della sardina sono essenzialmente gli acidi grassi insaturi a omega 3. Questo perché comunque il prodotto della sardina, diciamo, è un'ottima fonte di proteine con pochi carboidrati, ma soprattutto caratterizzato da una grande abbondanza di questa tipologia di acidi grassi, che come sappiamo ormai da tempo aiutano nella prevenzione delle patologie cardiocircolatorie, nella prevenzione dell'aterosclerosi, nella diminuzione dei livelli di colesterolo e di trigliceridi. Ma non solo, gli acidi grassi insaturi ci aiutano anche nel prevenire alcune patologie neurodegenerative, tra cui ad esempio l'Alzheimer. Abbiamo detto che contiene sia fosforo che vitamina D, quindi è un prodotto importante per la salute dell'apparato scheletrico, migliorando anche l'assorbimento di calcio. Nella versione fresca ovviamente apporta poche calorie, quindi può essere tranquillamente inserito all'interno di diete ipocaloriche, ricordando sempre che per un'alimentazione sana e equilibrata tutti noi a settimana dovremmo mangiare almeno 3-4 porzioni di pesce. È ricco anche di vitamine, di sali minerali, ma anche di sostanze antiossidanti, per questo è consigliata per le donne in gravidanza, per gli anziani, per gli sportivi. Come dicevamo prima, è un pesce abbastanza facilmente reperibile, che costa poco e che viene diciamo, soprattutto consumato fresco oppure conservato in scatola. Sicuramente è preferibile, diciamo, consumare la versione fresca, o se in scatola dobbiamo scegliere la versione conservata al naturale o in olio extravergine di oliva. Però è anche molto versatile in cucina, dove lo possiamo preparare per esempio al forno, alla griglia, ripiena, ma anche fritta, facendo attenzione però a non raggiungere delle alte temperature che potrebbero comunque alterarne la composizione. Quindi tante proprietà, ma ovviamente come tutti gli alimenti non priva di qualche controindicazione. Vediamo quali sono. Sicuramente per l'elevato contenuto di purine è sconsigliata a chi soffre di calcoli renali, a chi ha l'uricemia alta o la gotta. È sconsigliata anche a chi assume il farmaco isoniazide, che è un farmaco per la cura della tubercolosi. Ed infine, nella versione sottosale, è sconsigliata ovviamente a chi soffre di ipertensione, e nella versione sott'olio ovviamente per chi deve fare più attenzione, diciamo, alle calorie e quindi anche al peso. Bene, io vi rimando come sempre all'articolo che troverete sul sito e sui social di Cilento Channel per approfondire meglio le proprietà e i benefici della sardina. Vi ricordo anche la pagina del mio studio su Facebook, Studio Nutrizione e Benessere, e l'indirizzo email nutrizionericci@virgilio.it per chi volesse scrivere per suggerire, diciamo, argomenti o commentare i vari appuntamenti che abbiamo avuto finora. E quindi terminiamo qui questo appuntamento e ci rivediamo la settimana prossima, sempre con la rubrica Nutrizione e Benessere, sempre su Cilento Channel. E terminiamo con le previsioni del tempo a cura di Giuseppe Stabile, previsioni per questo weekend. Sul Mediterraneo va espandendosi un campo di alta pressione, il quale garantirà condizioni di stabilità sulla nostra regione per l'intero fine settimana. Le correnti settentrionali andranno attenuandosi, anche se l'alta pressione presenterà una lacuna sul suo bordo orientale a causa di una depressione che dal nord Europa si porterà sui Balcani. Per domani, sabato 23 maggio, avremo cielo sereno o poco nuvoloso ovunque per l'intera giornata, temperature in aumento segnatamente nei valori massimi, venti deboli occidentali e mare poco mosso. Domenica 24 persisteranno condizioni di stabilità ovunque, con qualche passaggio nuvoloso innocuo. Le temperature non subiranno particolari variazioni, mantenendosi su valori praticamente estivi, venti deboli di direzione variabile e mare quasi calmo o poco mosso.
Da lunedì 25 l'alta pressione subirà un cedimento sul suo bordo orientale a causa dell'inserimento di correnti fresche dai Balcani. Questo potrebbe determinare instabilità pomeridiana, soprattutto lungo la dorsale appenninica, nelle giornate di lunedì, martedì e mercoledì. Dunque saranno possibili durante il pomeriggio, in queste giornate, rovesci temporaleschi sparsi concentrati nelle aree interne, in parziale sconfinamento anche lungo la costa. Le temperature subiranno una contenuta diminuzione. Per maggiori dettagli visitare il sito www.meteo7.it. Bene, era questo l'ultimo servizio di oggi. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo l'appuntamento delle ore 16 con Diretta News. Arrivederci.